Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare un video importantissimo che sarebbe praticamente in chiusura di tutti quei 28 video che abbiamo fatto fino adesso per andare a ottenere un prodotto meraviglioso che sarebbe il lievito naturale padre, madre, zio, figlio, nipote, cugino, parente dell'amico di mia zia, di mio nonno, eccetera eccetera, il lievito familiare, anzi come lo chiamano nel mio fan club, il lievito barbatino. Il lievito barbato, bellissimo, bellissimo. Ma come si fa a mantenere il lievito barbato? Allora, prima di tutto dobbiamo tirarlo fuori dal frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 3-4 ore, ok? In maniera che lui va a raggiungere quella che è la temperatura ambiente. Quando ha raggiunto la temperatura ambiente, apriamo il barattolo, perché ovviamente se avete visto il video precedente sapete che poi il barattolo deve essere assolutamente chiuso, e sentirete che fa puff. Una volta che lui ha fatto puff, ci ha dimostrato che all'interno qualcosa si muove. Vuol dire che se ci sono questi gas, queste cose, vuol dire che c'è vita, vuol dire che c'è movimento, vuol dire che c'è la festa in corso, ok? Vuol dire che alzandosi la temperatura c'è stato tutto un qualche cosa che ha funzionato. Ora dobbiamo estrarre la parte di lievito che ci serve e tenerlo da parte per quelle che sono le classiche preparazioni che vogliamo fare. Se non abbiamo da fare nessun tipo di preparazione, che cosa facciamo? Lo pesiamo, facciamo esempio che siano 100 grammi e mettiamo lo stesso peso in farina, ok? Quindi 100 grammi di questo lievito madre con 100 grammi di farina. Dopodiché facciamo la metà in acqua, ok? Quindi facciamo 50% di acqua. Quanto sarebbe il 50% di 100? 50 grammi di acqua, ok? Molto molto semplice. Tanto per il discorso del rinfresco andiamo a utilizzare sempre la stessa farina, ok? E il procedimento è sempre lo stesso, quindi inseriamo l'acqua all'interno del barattolo, vedete? Sciogliamo bene il tutto, mescoliamo bene, vedete come fa la schiuma, come fa le bollicine? In questa maniera lui si va sempre ad addolcire. Da questo momento in poi noi teniamo tutta la lavorazione all'interno del barattolo, quindi non lo tiriamo più fuori. Abbiamo sciolto tutte quante le bollicine, lui è bello perfetto, via. Fatto così, sentiamo il profumo. Ha tirato fuori un'altra parte leggermente acetosa, c'è quindi un pochino di profumo di aceto, un pochino di odore, ma è una cosa assolutamente normale, significa che qua dentro c'è vita. E poi aggiungiamo la farina. Mescoliamo bene. E poi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto l'altro giorno, quindi lasciamo il tappo leggermente aperto, lo lasciamo così un paio d'ore in maniera che comincia a riattivarsi, comincia quindi a prendere corpo il tutto, dopodiché lo andiamo a mettere all'interno del frigorifero, e questa lavorazione dobbiamo farla una volta alla settimana, perlomeno per il primo mese. Dopodiché possiamo farla anche una volta ogni 15 giorni, nella maniera in cui abbiamo appena visto. Quindi questo è un video importantissimo, perché andiamo a capire come fare per ottenere e per mantenere vivo nell'arco del tempo questo prodotto. Inizialmente, facendo questo tipo di idratazione del 50%, ogni settimana dobbiamo fare questo che si chiama rinfresco. Se alziamo il livello di idratazione, perché si può anche fare, perché noi potremmo anche prendere stessa dose di lievito, stessa dose di farina, stessa dose di acqua. Abbiamo 127,5 grammi di lievito. Noi mettiamo 127,5 di farina e mettiamo 127,5 di acqua. Ok, si può fare. In quel caso abbiamo reso il nostro lievito liquido. Non vedremo grandi bolle, vedremo tante piccole bollicine, però in quel caso, quando faremo il procedimento di conservazione all'interno del frigorifero, la durata allungherà. Quindi più è alta l'idratazione, più diventerà lunga la durata all'interno del frigorifero. Ok? Quindi abbiamo parlato della minima, 50%
di acqua ed è la massima 100% di acqua. Una volta che noi abbiamo fatto l'idratazione del 50%, ogni settimana dobbiamo fare il rinfresco. Una volta che abbiamo fatto l'idratazione del 100%, quindi che abbiamo utilizzato la stessa dose di tutti e tre gli ingredienti, quindi lievito già pronto, farina e acqua, in quel caso le prime volte io vi consiglio di fare ogni 15 giorni il rinfresco e di eliminare la parte che invece vi serve per le varie preparazioni. Poi più avanti questo tipo di rinfresco, per quanto riguarda il 50%, diventerà 15 giorni. Per quanto riguarda invece il 100%, diventerà addirittura un mese. Quindi se volete, magari dovete andare in ferie, dovete andare via, aumentate semplicemente l'idratazione negli ultimi due passaggi, in questa maniera potete andare via stando belli tranquilli che quando ritornate lo rinfrescate e sbrem, avete il vostro lievito pronto. Ora, io mi sono già preparato anche un altro, praticamente avevo preparato due barattoli, ok? Vi avevo detto, voi del fan club, tirate fuori un barattolo dal vostro frigo e iniziamo a fare questa fase. Per quanto riguarda invece l'altro barattolo, voi aspettate tirarlo fuori perché io voglio prima chiudere il video, quindi partire dal lievito, fare la preparazione del lievito per poi andare a realizzare il pane, e una volta che io vi ho creato tutto il video insieme, voi potete cominciare, partire, finire e fare il vostro pane fatto bene 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 bene. Partiamo dal presupposto che sono ancora molto giovani, sono ancora molto freschi questi lieviti, perché hanno 10 giorni di vita. Minimo ce ne vorrebbero 15 per fare un prodotto buono, 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 buono. Però, insomma, alla fine vi posso garantire che viene bene lo stesso. E l'importante è che ci sono quelle belle bollicine, bollicione, bolliciuzze. Bene, dai, bene. Beso, si abbraccio. Questo video era importante perché qua vi ho spiegato quello che è tutto il ragionamento che dovete fare da qua ai prossimi 24 anni. Se avete dubbi, guardate, iscrivetevi sul fan club, una pagina di Facebook, fan club chef Stefano Barbato. Ci sono tantissimi altri ragazzi e ragazze lì all'interno del gruppo che già stanno facendo questo lievito, stanno facendo già tutte queste altre cosettine qua, con i quali potete confrontarvi fra di voi e magari trovare quelle che sono le risposte alle domande più semplici. Poi io spesso e volentieri ogni giorno faccio una capatina all'interno del fan club per andare a vedere se ci sono delle domande particolari. Per me è più facile venire lì a rispondere in blocco a tutto quanto, perché poi lì, insomma, mi date anche un po' una mano fra di voi che provate tutte le mie video, certo, insomma, e basta, ya. Ha già parlato troppo, 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 già sapete come si fa. Besos e abrazos, ci vediamo domani, perché io domani farò il pane con il lievito madre, padre, zio, nonna, cugino. Besos e abrazos.